come sta andando il settore della nicchia in Italia? Il settore della nicchia sta andando bene, anche se c'è molta confusione, perché in continuazione nascono nuovi marchi che non sempre sono legittimati a stare nella nicchia, ma vengono dichiarati nicchia. È vero che questi marchi poi non hanno una vita lunghissima, ma creano confusione nei confronti del consumatore. Quei marchi di nicchia che prima erano distribuiti nelle profumerie di nicchia, una volta acquisiti dalle multinazionali, hanno cambiato la distribuzione? Beh, sì. E sono andate nel selettivo, diciamo? Sì. In particolare, non voglio fare nomi, però c'è un nome che chiaramente ormai non è più un marchio di nicchia. E questo è un grande cambiamento, cioè la multinazionale in qualche modo ha cambiato il posizionamento del brand. Inevitabilmente, perché le multinazionali proprio a livello di numeri non possono capire i piccoli numeri della nicchia. Chi lavora nella nicchia è abituato a lavorare con pochi zeri, le multinazionali hanno più zeri, no? Per cui le cifre sono sicuramente diverse e la multinazionale richiede sempre incrementi, richiede numeri grandi. Secondo te il futuro della nicchia in Italia? Per futuro mi piace molto parlare, avere un approccio lato consumatore. La nicchia è un'area molto esplorativa, la ritengo molto interessante proprio dal punto di vista del consumatore, perché è un'area dove si può trovare un prodotto alternativo. Noi abbiamo un mercato di riferimento, la profumeria, che comunque è abbastanza, direi, per cui c'è un'offerta molto multinazionale, molto grandi marchi, e di fatto piccoli marchi fanno molta più fatica ad esprimersi. Allora la nicchia è un'area, un punto vendita, dove c'è sicuramente più formazione, dove si può passare del tempo a scoprire marchi che sono meno conosciuti, che magari all'estero sono anche un po' importanti, già installati, e si dà l'opportunità ad un consumatore italiano di venire a conoscenza di un mercato che di fatto sennò è difficile scoprire. Dusita, che per la prima volta l'ho presentata a Petit Fragrance, entrerà quindi solo nelle profumerie di nicchia? Beh, molto coerentemente, Dusita è proprio ricerca pura. Sara Umivayaki è la creatrice e naso di questo marchio, che è fantastico per le materie prime. Adesso è un po' tecnica questa cosa, ma di fatto sono fragranze fatte senza accordi, quindi sono tutte materie prime selezionate e miscelate insieme, quindi per creare una fragranza eccellente con un posizionamento molto alto, e anche lì ci vuole un po' di tempo per sentirle e si scopre un mondo emozionale veramente nuovo, interessante. Quindi, per rispondere alla tua domanda, una distribuzione assolutamente nella profumeria artistica. Quest'anno a Petit Fragrance si sviluppa anche il tema della sostenibilità. È secondo te un tema sentito nel mondo della nicchia? Beh, lo scoprirò in realtà oggi in una conferenza che verrà fatta, e in effetti voglio andare a vederlo. Dal mio punto di vista sì, le aziende oggi non possono prescindere da questo tema, e quindi sono contento che venga posto questo argomento all'interno di questa fiera. Il come non lo so, all'interno dell'azienda qualcosa già facciamo, sul prodotto assolutamente sì, per cui ecco, sono curioso anch'io di scoprire come attaccare e come poter combinare sostenibilità nel nostro mestiere. Petit Fragrance quest'anno si focalizza sulla sostenibilità. È un tema sentito nel mondo della nicchia? Beh, certamente per quella che è la nostra esperienza e per quelle che sono state le nostre valutazioni negli ultimi mesi, sì. Tant'è che siamo qua a Pitti quest'anno per presentare The Organic Pharmacy. The Organic Pharmacy è un marchio di skincare inglese, appunto organico, e la nostra strategia è offrire al punto vendita profumeria di nicchia e selettiva l'opportunità di introdurre all'interno del proprio assortimento un prodotto, un marchio di skincare che certamente aiuta a fidelizzare la clientela, organico e naturale, seguendo quindi il trend del mercato verso questo tipo di prodotto, con un posizionamento medio-alto
e tecnologicamente avanzato. Possiamo soddisfare quindi le esigenze del cliente che è alla ricerca del prodotto performante, sofisticato e contestualmente ecosostenibile. È una tipologia di prodotto secondo te ancora non presente nel mercato? Cioè in qualche modo è differenziante rispetto all'offerta che c'è attualmente? Anche questa volta devo dirti sì, perché sul mercato c'è un'offerta notevole nel mass market, ma non nell'alto di gamma, quindi nel selettivo e nella profumeria di nicchia barra artistica. Quindi è questo proprio il punto di forza sul quale vogliamo far leva per introdurre il marchio all'interno dei punti vendita. So che avete aumentato la vostra presenza all'estero, possiamo dire che nel settore della nicchia, così come in altri settori, i mercati esteri tirano di più di quello italiano? Beh, il mercato italiano rimane la nostra priorità, e naturalmente è uno dei mercati col gusto più complesso, sofisticato, evoluto, per cui è una priorità ed è anzi un indicatore tra i più importanti al mondo sulle tendenze, sui gusti, sulle novità. D'altra parte, come sappiamo, l'Europa è un mercato maturo, per cui altri mercati hanno tassi di crescita maggiore, ma anche in Italia quest'anno abbiamo registrato un ritorno a un cauto ottimismo, per cui siamo contenti anche dell'Italia. Naturalmente una priorità è la crescita globale. Tra 6.795 si è affermato e si afferma sempre di più come un marchio globale, e quindi l'apertura di nuovi mercati è una priorità che seguiamo continuamente. Registriamo sempre nuove aperture anche su nuovi canali, quindi non solo i department store o i negozi di alta profumeria, ma anche travel retail è un canale che si sta aprendo a questo tipo di prodotto. Arrivando all'Italia accennava che c'è un leggero miglioramento, c'è un'evoluzione quindi del settore della nicchia in Italia? L'evoluzione è sia nell'offerta, sia quindi nella produzione, sia nella distribuzione. Il mercato è in continua evoluzione, osserviamo la nascita di tantissimi marchi di creazione recentissima, osserviamo delle dinamiche di aperture, di chiusure, di evoluzione, di interesse anche da parte delle catene verso la nicchia. Noi abbiamo una distribuzione molto selettiva e rimaniamo fedeli a questa. Naturalmente la distribuzione in Italia è, come noto, molto frammentata, e questo è anche un elemento positivo per un prodotto sofisticato come il nostro. E qual è la novità che presentate quest'anno a Pitti Fragranze? Quest'anno presentiamo una fragranza gioiosa nella nostra linea di più giovane, più creativa, Rurancé. La fragranza si chiama Secreto Euforia ed è proprio una gioia intima. Come sta andando la distribuzione di Carven in Italia? Ah, molto bene, noi abbiamo assorbito questa subsidiary del gruppo Bogart francese l'anno scorso, e con essa anche il marchio Carven, oltre a Metaux, Jean Piobert e Stendhal, e quindi abbiamo iniziato una distribuzione molto selettiva con diversi concessionari in Italia esclusivi per ogni città, e oggi presentiamo poi un progetto particolare che è la collection Carven, una nuova collezione ispirata ai viaggi di Carven, di Carmen de Tomaso, all'estero, attraverso i quali lei ispirava la propria creatività nella moda. E voi conoscete sia il mercato interno che quelli esteri nel mondo della nicchia, anche perché portate in giro Merchant of Venice. Che differenza c'è tra la nicchia, il mercato della nicchia italiano e quelli stranieri? Sì, noi attualmente copriamo circa 45 paesi nel mondo con Merchant of Venice. L'Italia è uno dei paesi dove ha avuto origine il fenomeno della nicchia molti anni fa, e dove attualmente vivono e lanciano tra i più importanti marchi e player in questo settore, produttori, e dove ci sono diversi indipendenti che trattano la nicchia, a differenza di altri paesi europei dove questo fenomeno è meno sviluppato ed è più concentrato sul canale di Palmer Store. In Italia almeno 300
appunto indipendenti operano in modo qualificato nel segmento nicchia. Sta evolvendo questo mercato della nicchia in Italia? Ma è un segmento con un grande fremento creativo, ci sono molti lanci, talvolta sono troppi, alcuni si stanno specializzando, alcuni stanno sicuramente facendo passi avanti anche rispetto a quello che è il progetto retail e la formazione, l'innalzamento della qualità. E, d'altra parte ci sono anche un settore dove c'è un numero di lanci che è estremamente ampio, addirittura superato il numero di lanci che caratterizzava il settore commerciale ed era uno degli aspetti più critici. Quindi è in grande evoluzione, ci sono grandi gruppi multinazionali che stanno entrando in diverse maniere nel settore della diciamo, distribuzione di nicchia, e altre aziende più o meno piccole che entrano e ogni anno lanciano nuovi concetti. Quindi si vedrà, comunque sicuramente è un'area in grande fermento.